tutti e benvenuti in un nuovo video dei consigli. Il format è sempre quello, ormai lo sanno anche le pietre, per cui non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo subito a consigliare e sconsigliare film. E iniziamo subito con un film davvero interessante di Wong Kar-wai, un regista coreano che io ritengo davvero talentuoso. Mi piace moltissimo come regista, molti lo considerano il re della malinconia ed è più o meno così guardando questo film, e stiamo parlando di My Blueberry Nights. Infatti stiamo parlando di un film che narra la storia di questa giovane ragazza che è stata appena lasciata dal compagno, che incontra questo barista, hanno una specie di relazione che non viene mai resa esplicita dal film, però a un certo punto lei prende, se ne va e compie un viaggio per l'America alla ricerca del fidanzato. Si rivelerà poi con il corso della storia essere un obiettivo decisamente secondario. Infatti il viaggio prenderà una diversa piega e si concentrerà appunto sul semplice incontro di persone a caso, di persone che hanno un background, una storia di loro interessante, per imparare nuove cose e per automigliorarsi. Per cui il film diventa appunto da una commedia romantica a una profonda riflessione sulla malinconia e sulla solitudine e sul vivere appunto da soli, spinti dalla malinconia a trovare qualcosa che ci migliori, cercando comunque una lezione ogni giorno. Il film andrà a concentrarsi, prendendo un'altra nuova piega, su una frase detta alla fine, che non è difficile attraversare la strada, ma tutto sta in chi ti sta aspettando dall'altra parte, ed è davvero una lezione importante. Tralasciando i temi del film, che sono forse la cosa che mi interessa di più, parliamo un attimo della tecnica del regista, che io reputo molto buona, frenetica quando serve, molto personale, molto intima e profonda quando appunto ce n'è bisogno, ma che ogni tanto trova questi rallenti un po' a scatti che a me non fanno impazzire. La fotografia di Darius Condi è magnifica, immersa in questo neon molto profonda, quindi è un film davvero bellissimo che trovate sul magnifico sito Mubi. Parliamo poi di un capolavoro, questo sì che era un capolavoro, horror, un film horror appunto diretto da Robert Eggers, che è The Witch, ovvero il suo primo film del 2016. Un film quasi espressionista, quasi sembra da certe inquadrature quasi un lavoro di Ingmar Bergman, un film magnifico che trova nel suo fattore degli spaventi non il jumpscare. Infatti è un film che non mostra mai la sua minaccia, ma si concentra più che altro sugli effetti che hanno la minaccia totalmente invisibile, sulle ripercussioni di essa sulla famiglia e sulla completa distruzione della famiglia, che avviene per passi fino a un epilogo che sembra far vedere la minaccia, ma che in realtà si scopre che è solo una parvenza di aver visto il cattivo, diciamo, anche se non c'è cattivo in questo film, e quello che potrebbe sembrare il cattivo è già espletato nel titolo, ovvero The Witch, la strega, ma che non esiste. Infatti il film è ambientato nel 1600, nel 17 secolo, scusate, nel 1600, dove c'è questa famiglia che viene allontanata dalla comunità puritana in cui vive per via di una visione troppo estremista della religione, e che trova una minaccia appunto in quella che potrebbe sembrare una strega che uccide uno dei loro figli e che poi riuscirà a smembrare la famiglia in un finale che ovviamente non sto a dirvi. Un film diretto e fotografato alla grande, alla stragrande, che sembra appunto quasi un film espressionista tedesco. Abbiamo parlato di due film seri e profondi, passiamo a un film decisamente più leggero, ma che comunque mi ha divertito, ed è Nemico pubblico, un film che ho adorato più che altro per l'atmosfera più che per la storia. Infatti è diretto da Michael Mann, che è uno dei migliori registi action degli ultimi anni, e infatti ha una regia che per i film d'azione è perfetta. Questo Nemico pubblico narra la storia di vari criminali ricercati dall'FBI
capeggiati da questo John Dillinger, che era considerato un nemico pubblico numero uno. E il film è diretto bene, fotografato anche abbastanza bene, ma che comunque ha una generale atmosfera degli anni 30 che io ho a dir poco adorato. Le interpretazioni sono convincenti, anche se c'è qualche piccola caduta di stile ogni tanto, però ci passiamo sopra perché è comunque un film d'azione che possono vedere tutti, è molto fruibile come film, davvero bello. Partiamo con quello che è più che altro un cortometraggio, ovvero La Jetée di Chris Marker, che ha poi ispirato Terry Gilliam nel film bellissimo, fra l'altro L'esercito delle 12 scimmie. E questo La Jetée, che vuol dire il molo, mi sembra, in italiano, è più che un film, un fotoromanzo, quindi la completa autodistruzione di un film per generare un insieme di foto, un album fotografico che si sfoglia, commentato da una voce molto profonda, narrante, che narra gli eventi. E questo, tutto ciò per riuscire a raccontare una storia di fantascienza con pochissimo budget. Infatti il film fra l'altro dura 25 minuti ed è un insieme di foto alla fine, un insieme di foto che creano il movimento, quindi una specie di regia, non regia, che si fa regia tale, quindi un insieme di fotografie, quindi semplice fotografia, che sembrano creare un movimento, sembrano messe insieme, ed è per questo che io reputo la regia, non regia, di questo film davvero fantastica. Facciamo un attimo dei cenni alla storia. È successa la prima guerra mondiale, appena finita la prima guerra mondiale, viene mandato un uomo nel passato, un uomo totalmente attaccato a un'immagine dell'infanzia, e questo è il pretesto per raccontare il film tramite delle foto, quindi i rimasugli della mente appiccicati a un'immagine, l'attaccamento che ha una persona a varie cose, quindi a vari episodi della sua vita, a varie immagini, a vari flashback, e qua ci ricolleghiamo al tema della nostalgia e della melanconia, per raccontare una serie di eventi. Quindi questo uomo molto attaccato a un certo evento della sua vita, ovvero quello di aver visto la morte di un uomo in un aeroporto, viene mandato nel futuro, nel passato, per cercare di capire i preamboli di questa terza guerra mondiale, di perché è stata fatta e chi l'ha fatta più che altro. Però durante il suo viaggio nel passato si innamorerà di una donna, e alla fine, tanto ormai è un film vecchio, ve lo dico, nell'epilogo si farà sì che l'uomo che ha visto da bambino uccidere sarà lui stesso che è entrato nell'aeroporto senza essere controllato con una pistola e viene ucciso dai poliziotti, appunto. E questo è l'ennesimo finale ciclico, quindi proprio l'apoteosi dei film ciclici, per cui parte da bambino e finisce da adulto con lo stesso episodio, e quindi è una struttura che non fa proprio un cerchio, che fa una specie di serpente per poi ricongiungersi nello stesso evento. Un film memorabile, un cortometraggio che io consiglio a tutti, che si trova di nuovo su Mubi. E adesso parliamo di quello che è veramente un vero e proprio capolavoro, ed è Le Bonheur di Agnès Varda, che è considerata la madrina della nouvelle vague francese. Questo è il suo capolavoro, più la sua vetta del suo cinema. Tradotto in italiano un'altra volta male come Il verde prato dell'amore, è un film consigliato da vedere in estate, perché la fotografia ha tutta questa serie di colori saturi, di colori molto pieni, molto felici, allegri, che poi si riflettono in tutte queste immagini floreali. Infatti vengono inquadrati sempre questi fiori, questo elemento di felicità molto potente, per raccontare comunque una storia decisamente triste, ed è proprio la decomposizione e ricomposizione seguente di una famiglia nucleare, quindi una famiglia, una bomba d'orologeria pronta ad esplodere, per poi cercare di ricongiungere i pezzi e forse riuscirci. Ed è un film corto, un film che dura fra l'altro un'ora e un quarto,
anche abbastanza fruibile, nonostante sia un capolavoro europeo degli anni 60, del 65, questo film qua, che io ho trovato davvero folgorante nella sua bellezza, folgorante nella sua regia, nelle recitazioni degli attori, ma anche nelle sue scene singole. Questo quadro che si distrugge, che si ricompone. Nel finale, è una storia con dei temi davvero magnifici, una storia che fa riflettere sui temi dell'amore, della felicità, della tristezza e che ha anche vari colpi di scena al suo interno, un film davvero magnifico. Altro capolavoro immane, nonché un film stranissimo, decisamente magnifico, fra l'altro, ed è La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky. Alejandro Jodorowsky è un regista che io adoro, cileno, naturalizzato francese anche lui. Infatti è un film molto strano, questo qua non è un film per tutti. E parliamo appunto della storia della montagna sacra, che è abbastanza complicata da raccontare al pubblico, ma forse più semplice da immaginarla e pensarla individualmente. C'è questo uomo che viene ritrovato morto da una serie di nani. Che viene individuato da una sorta di guru mentale, da una sorta di maestro spirituale, che lo raggruppa insieme ad altre persone, ognuna proveniente da ogni mondo dello spazio, quindi ce n'è una da Mercurio, l'altra da Venere, l'altra dalla Terra, Marte e così via, per cercare di scalare appunto la montagna sacra, che sembra che in cima a questa montagna sacra ci siano un gruppo di immortali che insegneranno a chi la scala come il segreto dell'immortalità. Un film che ha una morale alla fine davvero bellissima nella sua semplicità, ma è comunque un film che si fa di simbolismi, simbolismi legati alle religioni, al cristianesimo, al buddismo, a tutte le religioni possibili e immaginabili, ma soprattutto ai tarocchi. Infatti Jodorowsky è un grandissimo lettore di tarocchi. Io adesso non sono entrato nel merito perché c'è una sfilza di simboli infinita, tutto pieno di simbolismi in questo film e io non sono ovviamente esperto di tarocchi. E comunque questo film è davvero stranissimo, ma io l'ho amato. Oltre per i temi, ma soprattutto perché c'è anche una sorta di fotografia e regia, anch'esse davvero strane, ma che si autocompletano creando un duo spettacolare. Fotografia con questi colori anche qua saturati e magnifici. Io ho adorato il film anche soprattutto perché è profondo, ma anche perché per la generale atmosfera del film. Infatti è molto hippie come film, infatti era uno dei film preferiti di John Lennon e io l'ho trovato magnifico. Ma adesso purtroppo torniamo a parlare di film brutti e partiamo veramente con un film che io ho trovato brutto a dei livelli assurdi, forse è uno dei peggiori film che io abbia mai visto, ed è Fuga di cervelli di Paolo Ruffini. Intanto, ogni persona che abbia un minimo di cultura cinematografica non può dire che questo film sia bello, non può dire che questo film sia divertente, ed è un film terribile, oltre che girato male, fotografato male, ma lì lasciamo stare. È un film che è brutto negli intenti. Raccontiamone un attimo la storia. C'è questo gruppo che sono tutti o dei cretini o dei disabili. Ce n'è uno che è cieco, l'altro che è in sedia a rotelle, l'altro che è un drogato, l'altro che è un cretino, non ha successo con le donne, se ne fa cruccio di questo. Vabbè. Boh, è un film fascista, sembra che tutti quelli del nord siano tutti e quelli del sud, oh, bello, pizza, pasta, mandolin, tutti dei casinisti. E a parte questo anche, tralasciamo anche questo aspetto, è proprio davvero brutto, non fa ridere un minuto, ha delle gag terribili, è volgarissimo come film e fa davvero schifo, non ho altre parole per descrivere questo film se non merda. A costo di essere ripetitivo, ma voglio metterle cose sul tavolo. A tutti quelli che dicono che Michael Bay è un grande regista, uno che rimarrà uno dei migliori film, del migliore regista action, gli dico sì, rimarrà, ma rimarrà nella storia come uno dei registi più coglioni di sempre, uno che non è riuscito a fare niente. E oggi sconsigliamo un altro film suo, perché
Sì, sarò ripetitivo, ma a me Michael Bay non piace. E vedendo i suoi film sto sempre di più confermando la mia ipotesi sulla sua persona. Cioè, più che sulla sua persona, sulla sua carriera registica. Infatti questo suo Transformers, il primo del 2007, è proprio uno dei suoi film peggiori, ovvero quello che inaugurerà il filone della saga più abominevole degli ultimi anni, perché devo essere sincero, gli altri Transformers li devo ancora vedere, ma al momento mi è bastato questo qua, il primo, e Transformers 1, ovvero il film che toglie tutto quello che avevano i Transformers di bello, ovvero la trasformazione che da macchine li faceva diventare dei robottoni, e la fa rimanere in un cumulo di pezzi di metallo, di pezzi meccanici, in uno strabordio di inquadrature, cioè non si capisce niente, ci sono 8000 inquadrature per far vedere la trasformazione di questi, che poi è tutto un cumulo di effetti speciali, tutti questi pezzettini di metallo piccoli che fanno così, e ciò che ne rimane sono questi barocchi, giganti, enormi, che non capiscono un cacchio, mostroni, grandissimi, che stanno lì a fare i loro affari, cioè i Decepticon, i mostri che vengono dall'altro pianeta e sono venuti qua a rompere il cavolo a noi, e quindi noi li dobbiamo battere sulla vostra terra. È un po' come autoinvitarsi a casa degli altri: guarda, devo venire a casa tua perché? Ma guarda, devo dare fuoco a casa tua. È la stessa cosa di questo film idiota e stupido che Michael Bay, cioè questo film è girato, oddio, girato dovrebbe essere lo spettatore, però questo film è girato in una maniera così stupida, senza seguire un minimo di regole della regia, che mi fa davvero incacchiare. I personaggi non mi ricordo neanche più chi siano, e le inquadrature alla fine sono sempre quelle. Nel primo Bad Boys c'erano quei due coglionazzi che si mettevano a sparare sulla gente e lui gli girava intorno con la macchina da presa. Qua ci sono i robot, lì i pistoloni, con quattro decerebrati, dico quattro, sottolineo quattro, alla sceneggiatura. Ed è un film idiota, un film decerebrato, un film te totalmente terribile, che mette delle esplosioni anche quando uno va a far la cacca, e terribile, non lo so. Mettiamoci anche un altro film, che non è brutto sicuramente come Transformers e come Fuga di cervelli, che è fatto da un grande regista, e mi spiace che questi registi del suo tono facciano dei film così, ed è Non ho sonno del 2001 di Dario Argento. A parte che Dario Argento anche lui non è che sia uno dei miei registi preferiti, però tralasciando quel fatto lì, negli anni 2000 stava passando un periodo dove faceva film abbastanza scrausi. E questo qua è ancora un brutto film, perché ha due scene belle, due o tre, che lasciano intravedere un cauto ottimismo nella sua evoluzione della carriera. Ora non so bene che film ultimamente abbia fatto. Pare abbia fatto quella sola di Dracula 3D, però tralasciando questo, è un film abbastanza brutto, recitato malissimo. Dire che è recitato malissimo è un eufemismo, infatti tutti quelli, i più giovani che recitano in questo film sono dei cani a recitare, si salva ovviamente il grandissimo Max von Sydow. Però ci sono due scene belle: l'omicidio, quello in piano sequenza dove c'è la macchina da presa che passa sul tappeto e poi si alza un po' e c'è la testa che cade giù della ballerina, e poi il primo omicidio, quello nel treno, che sono ben fatti, ben girati e ben confezionati, ma non riescono a salvare un film che ha ben poco di bello. Quindi per oggi questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, spero che vi sia piaciuto questo video, vi invito a lasciare like, iscriversi, guardare altri video del mio canale e insomma cercare di condividere tutti i miei video e i miei contenuti. Grazie a tutti.